Gruppi indipendenti ragazzi, eh, perché altrimenti la vedo molto tragica come situazione. E venite anche voi a prendervi immediatamente una fetta insieme. Ma perché vai qui fuori? Oh, santo cielo, prendi il piatto, vieni qui. Vieni. Mamma mia ragazzi, mai una volta che fanno le cose come si deve. Amichevole, altri sim. Elogia un altro sim. Elogia la tua migliore amica. Quindi elogerà per l'appunto, dov'è? Me la sono già persa, ragazzi. Maria. È anche un'occasione per farli stare più a contatto, per farli conoscere meglio, no? Cara mia, ma tu hai modo di invitarlo, sto poveretto? Perché penso che sarà. Vista la situazione dei sette giorni. Probabilmente anche il tuo. Che sto facendo? Anche il tuo futuro sposo. Del tipo Cameron. Senti, ti andrebbe di. Sai come per rimediare dei soldi? Oh, invita nell'otto attuale, dai. Prima che sia troppo tardi. Mi ha parlato così bene di te, Aurora. Beh, sì, anche. Wow, sarei felice di conoscerla. Anche di te. E questa è una situazione fantastica, così ci conosciamo tutti. Cameron Fletcher arriverà molto presto. Sono veramente, veramente felice, ma vorrei capire dov'è il tuo uomo, cara. Perché io non lo vedo qui nei paraggi e secondo me non si sta comportando in modo proprio per niente carino, eh. Ti dico la verità. Chi è sto tizio? Caro il mio Sai. Mm, no. Cioè... Perché sei qui giù e soprattutto devo vedere una cosa: come ciurlo, ecco, ti sei conciato? Ora, capisco l'entusiasmo di aver vinto il dibattito, ma mi sembra veramente esagerato. Però va bene. Reputazione buona: fantastico. Senti, hai mangiato qualcosa, cara? Eh, Dov'è Tina? Ce la siamo già giocata? No, mi auguro di no. Quindi proviamo a fare di nuovo. Prendi una fetta insieme. Maria è fenomenale, sono felice di conoscerla. Fantastico. Il vampirozzo, ragazzi, santo cielo. Santo cielo. No, 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 lascia lì, cara, anche perché tu non sei tipo che ripulisci e fai. Vieni qui e facciamo, facciamo, facciamo... Um romantico facciamo battuta di abbordaggio prima perché lei la butta sempre un po' sullo scherzo ragazzi, oh lei me la immagino apparentemente molto sicura di sé però poi in, in realtà deve, recita un po' anche la parte di quella tosta diciamo, no? quindi vai, vai, vai a salutare oh eccola Tina, bene, bene, mi fa piacere eccola qua ok, perfetto vieni a chiacchierare con lei racconta storie di sfide personali Va bene, racconta le storie di sfide personali. Fai anche discuti degli interessi. Poi cerchiamo di fare, eh, fai di fare le cose fatte bene. Insomma, chiedere anche della sua giornata. Le ragazze, magari, possono presentarsi così. Ogni volta non facciamo tutta la trafila, ragazzi miei. Del ecco, presentazione garbata. Cerchiamo, ecco, un attimino di no, eh, darci da fare di essere tutti socievoli senti fai una cosa prendi una fetta di pizza con uh, qua um. oh mamma santa ma lui non sta bene però eh, per niente certo svomitazzare in pubblico magari potevi andare in bagno ma vabbè non, non ci ha fatto caso nessuno fidati non l'ha notato nessuno non ti preoccupare ecco perché non ha preso niente da mangiare perché insomma era già compromessa qua la situazione senti è arrivato vuoi salutarlo quantomeno Sai, giusto per finta, un'esternazione d'affetto, che vi devo dire. Allora, romantico, quindi vieni qui e bacialo poi, dai. Voi qui fuori come va? Che state facendo voi due? Fai fichi fichi con qualcuno, ma già stiamo così? Già si parte in questo modo? Vergogna. E... Che c'è? Che c'è? Sì, maliziosa con Elsa. Ma per quale motivo? Ma ti pare che, mentre festeggiamo... Devi essere... Ah, magari amichevole, nel senso che glielo vuole presentare. Magari questo. No, il raduno no. In questo momento, guarda, non ce ne frega proprio niente. Sono uno strumento. Magari dopo vuoi cercare di intrattenere gli ospiti. Ma sì, dai, potrebbe anche essere una cosa carina. E... Facciamo... Tieni la mano. Perché lei dirà... Quindi sei arrivato... Insomma, pensavo non saresti più venuto. E lui... Beh, come potevo <ride> non presentarmi? Sai, è che dovevo prima... Terminare una tesina e lei... Ah, bene, la tua responsabilità è così affascinante. Ok, va bene. Quindi direi che a questo punto, visto che c'è chi ha già mangiato e altro, venite qui. Allora, devi prima creare il club. Sei il club, buonanotte. Il gruppo con lui. Assolutamente sì. Perché dobbiamo, um, insomma, cercare, no? Azioni forma un gruppo con lui quindi ognuno adesso ha il suo gruppetto poi verrai qui e ti scatenerai un pochettino quindi farai balla insieme dai su poi dovresti anche conoscere ehm, insomma l'amica di tua sorella quindi dovresti fare una presentazione allegra insomma dai cerchiamo di mh, insomma di essere carini e cordiali loro invece sono chiusi qua guarda questa festa direi che è fantastica", sta dicendo lui. "Ma sì, peccato che io oggi sai non stia particolarmente bene". Eh, lo so. Caro mio, la sfiga, ovviamente quando sta male uno eh, alle vigilia di Capodanno, mi pare ovvio. Allora, venite qui, facciamo Quale canale state guardando? Eh, sì, guardiamo intanto la TV, così siamo sicuri, insomma, di non perderci l'evento vieni qui cara vieni a guardare anche voi quando poi avete finito per favore venite qui guarda il canale attuale insieme tesoro puoi guardare anche tu il canale attuale insieme così siamo sicuri che oh, potresti anche parlare con lui comunque eh? anche parlare con lui del tipo mi dispiace tanto che non stai bene cerchiamo di Magari in modo dolce romantico. Complimentati per l'aspetto del tipo spero ti piaccia la festa che abbiamo organizzato nonostante tu non stia particolarmente bene. Eh, insomma, secondo me non se la sta proprio godendo tanto tesoro mio, però va bene. Ah, io qualche scherzo l'avrei fatto. Eh, lei, il fatto che ti abbiamo invitato, è uno scherzo. Ok, va bene, ok, più o meno non si dicono queste cose tesoro, però va bene. Eh, e quindi poi facciamo romantico, facciamo... Del tipo anche se non stai bene sei sempre bellissimo Ok va bene abbiamo capito E poi magari flirta con lui Dai Quindi molla la tv cerca di fare queste cose Tanto non è ancora mezzanotte manca poco Però cerca di fare almeno queste Due interazioncine Cara vieni qui Dai forza Unitevi anche voi Si sì, poi andrai in bagno tesoro Te lo prometto però su Forza forza poi farai guardare il canale attuale insieme anche tu. Tesoro, stai facendo questa cosa. Vieni qui. Vieni a guardare il canale attuale. Muovetevi. Ma proprio adesso devi metterti a lavare i piatti. Te pure, santo cielo. Sì, lascia stare. Lascia stare. Lascia fare, tesoro. Guarda il canale attuale insieme. Dai. Basta. Forza. Rega. Una mossa, però, eh. Forza, uh, tesoro. È uh, il conto alla rovescia, tesoro mio. Dai, che è mezzanotte e eh, vai. Olè! Oh, che carine che si abbracciano. Auguri, sorellona. Cose del genere. Oh, Le adoro. Proprio carine, carine, ragazzi. Allora, voglio fare una cosa prima di. Insomma, che la festa, che tutto vada in malora perché. Uh, si sa che poi dopo non si riesce mai a fare una, una mazza di queste cose. Quindi volevo stabilire i propositi. Allora, amichevole, cerchiamo di. No, 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 amichevole, buonanotte a me. Dicevo, stabilire i propositi forse da qua. Io, ragazzi, non ricordo mai. Ah, c'è pure il cibo variato. Fantastico. Quindi stabilisci un proposito. Allora, direi che la nostra Aurora completa la pietra miliare di un'aspirazione. Mm. Volendo, sì, potrebbe. Trova un partner, ce l'ha, trova altri follower? No, ricevi una promozione e non sta lavorando. Aumenta un'abilità, potrebbe, ma scrivi un libro, no, mettiti in forma, perdi peso anche questo, lei, eh? perché lei ci tiene a tutto. Però, magari ora che siamo nel contesto universitario, direi completa la pietra miliare. Poi, per quanto concerne invece Sofia, cosa potrebbe decidere di fare Sofia, ragazzi? Eh, stabilisce un proposito. Trova un partner perché lei si deve sposare e basta. Quindi, quell'eredità ormai la vuole fine della storia ora il fatto che comunque di uh, Fletcher mi pare se non ricordo male si chiami ragazzi non, io con i nomi faccio un disastro Cameron ok che con Cameron in realtà ci sia effettivamente un interesse romantico eh, insomma no diciamo che mh, aiuta la nostra stabilisce un proposito e eh, direi che anche lei eh, ce l'ha come proposito questo effettivamente eh sì, perché lei vuole, vuole la sua bella dama per tutta per sé, quindi sì. Ce la vedo. Infine tu, cara. Cara Maria. Greco. Oh, che carini che stanno tutti qui che chiacchierano. Mi, piace veramente, mi piacciono tantissimo queste scene qui. Stabilisci un proposito... Allora, eh, lei potrebbe chiedere di completare la pietra miliare di un'aspirazione, perché lei deve solo diventare vampira per, effettivamente, no? Però ragazzi ho visto che ha messo su qualche chiletto, quindi secondo me magari ci tiene, insomma, a rimettersi un po' in forma. Per ora facciamo questi, anche un po' per diversificare, perché già le loro, i loro propositi sono tutti identici, cioè sono uguali, quindi volevo fare una cosa un po' diversa. Quindi chiacchiera con Aurora, che immagino magari le dirà, guarda, mi piace tantissimo il tuo ragazzo. Ok, quindi magari potresti parlare proprio di lui. Chiedi di un altro sim, magari potresti chiedere proprio di lui. Dov'è? Di Daniele, di Daniele o meglio ragazzi, di Daniele. Buona no. Oh, hanno tutti stabilito un proposito. Ora raccontiamo una, una storia, prima che magari finisca l'evento, perché alle due finisce l'evento. Ma l'hai fatto il conto alla rovescia? Ah, no, tu non l'hai fatto il conto alla rovescia. Che era la cosa che poi ti interessava di più. Ti sei messa a lavare i piatti i bicchieri e tutta l'argenteria di tua nonna. Non lo so, potevi venire qua e. Eh. Forza! Santo il cielo! Vabbè. Oh, lei dice mi piace veramente, veramente tanto. Guarda, sono proprio. È una persona a modo, si vede. Ok, va bene. Che c'è? Eh, giustamente, durante una festa a questa non gli piace l'arredamento di casa. Eh, ci sta, no, ragazzi? È una cosa normale. Oh, lei ha fatto tutto quello che doveva fare. Bene, facciamo così. Uh, allora, fatemi vedere perché, come sempre, non ricordo mai una frappa. No, non è qui, ma è... No. Allora, facciamo che, visto che stai già parlando con lei, lo facciamo con lei. Il tuo atelier è poco illuminato, devi essere in grado di vedere per creare le cose, quindi vai a creare una lampada. Elsa ha sbloccato la ricetta della lampada da muro. Vabbè, ragazzi, ok, va bene, non c'entrava una mazza faggia in questo momento, ma che ci frega a noi, tanto lo sappiamo che eh, capitano sempre cose, insomma, ragazzi, inspiegabili. Allora dunque, direi che potresti raccontare questa storia. Oh, racconto una storia di gruppo, una storia di avventura su un clandestino, una fiaba su un topino, una storia di fantasmi su una donna singhiozzante. No, guarda, buttiamoci sul topino perché, insomma, mi sembra la cosa meno Oh, a tutti, ecco, condividi sta conoscenza, tesoro, con tutti, in modo tale che tutti possano restare sconvolti da sta storia che sarà tanto una cacchiata. E lei dice, sono veramente contenta di aver organizzato questa festa, ne avevamo tutti bisogno, non credete? Eh certo, quindi... Yuhu, e vai! Perfetto, ora racconta la storia. E lei proprio per, insomma, in onore, in occasione di questo evento vorrei raccontare una storia. lui se ne va quando se ne, <ride> ne sta andando. No! La storia! Ma, ma scusami, non vuoi sentire la storia? Beh, a quanto pare no, ragazzi. Ma lui non sta bene, quindi forse è per questo. Stai andando... Che dove stai andando? Ma dove va? Questa mossa la fa pure sotto... Vabbè. Stiamo aspettando lui per iniziare a raccontare. Non ho capito. No, tutto... Niente. Non ha, non ha raccontato una mazza, ragazzi. Tutto sto casino poi per niente. Ma, vabbè. Cose mistiche tanto per cambiare. Devo dire però che lei è soddisfatta, la nostra Aurora è soddisfattissima. Elsa eh, Elsa ci tiene a raccontare Elsa una storia, quindi forse potrebbe raccontarla Elsa alla sua Dai, se ne sta andando anche lei? Beh, l'orario ragazzi però è quello che è, beh, ci sta, dai. La vigilia di Capodanno effettivamente ci sta. Raccontala allora a chi è rimasto, dai, a tua sorella, alle tue amiche. Raccontala loro questa storia, se una di voi ce la fa, così poi dopo chiudiamo l'episodio, perché direi che il Capodanno ragazzi è finito, quindi no, temo di averla superata, dov'è? Non la trovo, non trovo mai una mazza io, eh? Racconta una storia di gruppo, una fiaba su una principessa, perché lei ragazzi sapete l'amore in questo momento, quindi sì, su una principessa. Vai, vai, è un modo per dire alle sue amiche e coinquiline che Tina non è soltanto un'amica, secondo me. Quindi forza, sta morendo di sonno, vediamo se ce la fa. Volevo dirvi una cosa? E lei Dinci, tesoro? Siamo tutte orecchie, beh. In realtà, è più una storia che vorrei raccontare. Come quella che ha raccontato Aurora, perché di quella non ce ne facciamo una mazza. E in effetti, pure della tua, tesoro. Perché non mi sembra che tu stia raccontando niente al momento. Aurora è qui, forza. Diamoci una mossa. Se vuoi parlare, parla. Ok, allora, dunque, c'era <coughs> una volta una bambina. No? Gaffa, e che Fiora. insomma si vedeva come una maialina in realtà per tutta la sua infanzia. o Comunque, ecco come un brutto rospo. E lei pensa di sapere per chi, di chi stiamo parlando. Ok, lei è la prima che ha accolto, ovviamente, ragazzi e la sorella. Fa, e anche se tutti le dicevano che era un'adorabile principessina, a casa sua in realtà lei si vedeva come simile, magari una principessa, ma un rospo. Oh, Finché un giorno non incontrò una vera principessa, e no, all'improvviso. No. Come per incanto, smise di sentirsi una maialina e iniziò anche lei a sentirsi una principessa vera. Come le avevano sempre detto, Se, non lo so, sembrava di essere quasi sotto un incantesimo. All'improvviso era arrivata la sua. Dama, la sua cavaliera, ok? Perché in questo caso, mh, tesoro, vabbè. Insomma, non era il cavaliere che tutti ci aspettiamo di solito, no? Era un cavaliere donna che smise di farla sentire una porcellina e da quella principessa Rospa. E lei, ma la favola della principessa ranocchio, no? Della principessa Rospa, ok? All'improvviso, grazie a questa fanciulla, si sentì una regina. E quindi, insomma, la principessa bambina insicura che si sentiva appunto una porcellina quando era piccolina perché non era proprio a suo agio con se stessa, con il suo corpo, insomma, capite no? All'improvviso si vedeva bellissima e si sentiva così felice e sicura di sé. Insomma, non so se l'avete capito, ma la donna di cui parlo è Tina, non è soltanto un'amica e lei tesoro l'avevamo capito da quando aveva marcato la soglia ok va bene, insomma l'avevano capito tutte Ma non capisco perché tutto questo casino per raccontare la storia in realtà beh non so, avevo paura che mi potesse magari giudicare male e secondo me ragazzi Aurora sarà Aurora proprio che la abbraccerà e le dirà per quale motivo avremmo dovuto tesoro quindi abbracciala forte Sei sempre tu e noi vogliamo soltanto la tua felicità. Oh, grazie, sta dicendo lei. Non sono davvero diversa ai vostri You're occhi, so siete so sicure? Oh, non vorrei insomma che capitasse questo. E lei, ah, oh, non dire sciocchezze. Davvero, Aurora? Ma certo, per me sei sempre la solita secchiona, sta dicendo lei. La sorella dirà ah sì, quella che mi rompe le scatole se suona in camera da letto. E che magari, come dire, tende a lasciare tutti i suoi libri in giro. Ok, va bene. Abbiamo capito, perfetto. Ora direi che le nostre, effettivamente, il Capodanno è finito. Tutto sommato si sono divertite con quello che potevano, ragazzi, ovviamente, perché devo dire che ecco chiede a camera. <ride> Che a Cameron di diventare il fidanzato, il piano della nostra Sofia procede, proprio lei ragazzi non ha alcuna intenzione di mollare, deve sposarsi con questo tizio entro sette giorni, che poi voglio dire, cioè, non lo fa perché, solo per l'eredità, secondo me... Lei la mette davanti, cioè la pone un po' agli occhi di tutte delle amiche come per l'eredità, ma in realtà ragazzi, mm -mm, secondo me c'è ben altro, c'è ben altro, ok, quindi andiamo a dormire tutte, annulliamo i gruppi, tanto si sono annullati, direi di terminare il raduno anche con sto tizio. Andate tutti a dormire e direi, ragazzi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Mi sono divertita tantissimo a eh, giocare con loro, è stato un capodanno diverso dal solito. Purtroppo non abbiamo potuto decorare casa mh, nel periodo natalizio, insomma, è stato un po' un capodanno un pochino più, più triste, diciamo. però ehm, è un Natale insomma, le festività così. Però, ragazzi, io mi sono divertita comunque tanto. Quindi spero che sia piaciuto anche a voi, se è così ovviamente come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento, vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link al canale dei miei amici youtuber, vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentare, mi raccomando sosteneteli ragazzi e nel prossimo episodio, deduco, fatemi vedere, non dovrebbe esserci altro a livello di feste, sì? Inizieremo a darci da fare effettivamente, ragazzi, con la, insomma, le loro carriere universitarie perché voglio concludere anche quest'altra sessione. Magari, ripeto, farò eh, un paio di giorni off camera, vi mostrerò un giorno solo o ve li mostrerò tutti. Non lo so, ragazzi, come mi organizzerò, sinceramente, però intanto ehm, vi, vi anticipo che sicuramente ci occuperemo ecco, delle loro abilità, delle loro aspirazioni più che altro anche. E um, della vita universitaria, appunto, siamo qui per questo, dopo tutto. No? Quindi io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Un fantastico, ragazzi! Fine settimana ancora, ma anche un fantastico inizio di settimana. Vi abbraccio forte sul Simmers e non.